Buonasera e bentornati a Dottor Sarbene, la trasmissione della WISP Abruzzo Molise su TV6, dove il benessere vuole dare del tu alla medicina. Ben ritrovato ad Alessandro. Buonasera, buonasera a tutti. Il dottor Alessandro Labarba che insieme a me conduce questa trasmissione che cura la rubrica Wix Fake. Insieme a noi, quale ospite, oggi abbiamo in collegamento da Verona il dottor Franco Raimo, pediatra. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera, grazie, dottore. Grazie dell'invito per questa chiacchierata. Grazie. Grazie per essere qui insieme a noi. Allora, argomento di oggi è la cura dei bambini e degli adolescenti e quindi non potevamo non avere come ospite un pediatra. Il pediatra è un medico specialista che si occupa, che è il custode della cura e della salute dei bambini e degli adolescenti, ma non solo, anche degli adulti. Allora, Franco, il pediatra è una figura specialistica che noi individuiamo sin dai primi giorni di vita del bambino, ma non è così ovunque, è vero? Sì, diciamo che il nostro sistema pubblico prevede che ogni bambino, come ogni adulto, ha il suo medico di riferimento. Ognuno di noi adulto ha il suo medico di base, di medicina generale, con cui si rapporta e con cui si riferisce direttamente. Ecco, in Italia, solo in Italia, questo tipo di sistema funziona anche per il bambino. Il bambino, da quando nasce fino a quando raggiunge i 14-16 anni di età, ha a sua disposizione come primo riferimento uno specialista, il pediatra, che lo segue nel corso di tutti questi anni. È un sistema solo italiano, nel senso che all'estero il pediatra, in quanto specialista, viene utilizzato proprio come specialista, per cui i bambini vengono seguiti dai medici generalisti e il pediatra viene chiamato in causa solamente al bisogno, come può essere fatto con l'otorino piuttosto che con l'oculista, quindi uno specialista di secondo livello che interviene solo a richiesta. Ovviamente i sistemi in Europa e nel mondo sono i più disparati, però ci sono appunto consultori piuttosto che ospedali che gestiscono la pediatria, eccetera. Però questo sistema di riferimento diretto di ogni bambino al suo pediatra è proprio solamente nostro. Perfetto. Ed è una cosa non da poco, ecco. No, infatti è come se noi avessimo la possibilità di essere dotati di un doppio medico di base, uno che ci assiste, ci conduce fino ad una certa età della nostra vita, della nostra evoluzione, e un altro che ci prende da quell'età poi fino alla fine, insomma, dei nostri giorni. Abbiamo un rafforzamento della figura medicale di assistenza primaria. È assolutamente così, tant'è che si è discusso molto negli ultimi anni di come rafforzare il periodo di mezzo, nel senso che se il bambino è ben coperto dall'assistenza pediatrica e l'adulto è ben coperto dall'assistenza che danno i medici di medicina generale, la fascia di mezzo, quella adolescenziale, spesso rimane un pochettino una fascia grigia, per la quale ci si sta dando proprio tanto da fare, proprio perché questo passaggio dal pediatra al medico di medicina generale non diventi poi un passaggio complicato, per cui quella comincia a diventare a volte un'età a rischio, proprio perché c'è questo, questo passaggio di consegne che non sempre avviene nella maniera più efficace ed efficiente. Sì, certo, perché il pediatra fino a che età ha in consegna il bambino? Allora, il pediatra, dai nostri accordi nazionali, ha in consegna obbligatoriamente il bambino fino ai 6 anni, però lo può seguire, e lo segue di fatto, fino ai 14. Nel caso di situazioni problematiche di bambini con patologie particolari, si può chiedere l'assistenza pediatrica, quindi dello stesso pediatra, anche fino ai 16 anni, quindi 14-16 a seconda delle situazioni.
Benissimo. Allora, il pediatra però, come dicevo appunto prima, si occupa della cura del benessere non solo dei suoi piccoli pazienti, ma anche dei genitori. Infatti, spesso si dice che il pediatra è anche un grande mediatore delle relazioni familiari, cioè il suo non è in realtà un rapporto a due medico-paziente, ma è un rapporto minimo a tre medico-paziente-genitore, se non anche quando ce ne sono due medico-paziente, madre e padre. E ti ritrovi in questa definizione, nel senso che la tua comunque è una professionalità particolare anche per questo aspetto? Sì, assolutamente sì, anche perché la conoscenza del contesto familiare, per noi che lavoriamo su questi bambini, è un valore aggiunto clamoroso per come dire, tradurre e affrontare, magari risolvere anche i problemi che questi bambini all'interno del contesto familiare hanno. E questo uno dei valori aggiunti che ci dà la pediatria pensata in questa maniera qua. Di fatto, ripeto, conoscendo da sempre la famiglia e con la quale si instaura un rapporto di fiducia reciproco e con i quali i contatti sono frequenti, questo rapporto ti permette di, come dire, di interpretare meglio tutto quello che succede e di poterlo affrontare meglio. Cosa che per esempio non può fare un pediatra che lavora in un pronto soccorso piuttosto che in un ospedale, che si trova a vedere il bambino con quel problema solo in quel momento lì. Diciamo che la pediatria ospedaliera di pronto soccorso è una pediatria più difficile, destinata a gestire la malattia forse più che il bambino. Mentre per noi che il bambino lo seguiamo sempre e che abbiamo tutto il contesto davanti, per noi la cura è la cura del bambino e della sua famiglia ed è decisamente più facile. Quindi anche il ritorno in termini di salute di un sistema di questo tipo, secondo me, è clamoroso. Allora, ascolta Franco, c'è uno studio secondo il quale solo il 31% dei genitori segue le indicazioni del pediatra, è una percentuale abbastanza bassa. Allora, volevo sapere da te, secondo te questo dato è realistico? E poi eventualmente quali sono le conseguenze invece di non seguire le indicazioni del pediatra? Allora, io sinceramente non ho letto una cosa così, però mi sembra un dato decisamente mortificante. Sarei curioso di capire come è stato ricavato. In linea di massima ti ritrovi, in base alla tua esperienza, ti ritrovi con Ma una... Con i numeri così no. E poi non c'è dubbio che, ti ripeto, noi finora abbiamo parlato del sistema, di come funziona. E abbiamo detto che è un sistema ideale, un sistema che ti dà una serie di vantaggi e di valori aggiunti clamorosi. Però è un sistema che ha dei limiti, non c'è dubbio. E i limiti sono legati a volte anche alle persone, piuttosto che alle situazioni che si creano, ai professionisti, piuttosto ai genitori con cui hai a che fare. Quindi ci sta benissimo che non sempre funzioni tutto come deve. E non c'è dubbio che per noi sta diventando molto più difficile come dire, agganciare i genitori, conquistare la loro fiducia, soprattutto laddove l'informazione medica ormai adesso è anche nelle mani dei social piuttosto che di pseudoinformatori, eccetera. Per cui sono tantissime le vignette che si vedono di genitori che vanno dal medico e che appena escono accendono il computer per vedere cosa dice internet. Questo sicuramente per noi è un problema. È un problema. Sì, un pochino come l'avvocato in tasca e robe del genere, insomma, i social. È secondo me un problema, però dipende molto anche da te, da come lavori, da che tipo di rapporto hai, da come riesci a agganciare queste persone. Anch'io, diciamo, tra i 1000 bambini che ho famiglie che metterebbero la mano sul fuoco e che non chiedono spiegazione o giustificazione di nulla, devi solamente dire cosa devono fare, altri con i quali devi combattere giorni per convincerli, non so, a fare una vaccinazione piuttosto che ad assumere un farmaco.
però anche questo fa parte del nostro lavoro e ti ripeto, anche questo è anche in una guerra di questo tipo, il conoscere il bambino e la famiglia ti aiuta tantissimo. Se tu non sai chi hai davanti, non sai come misurare il messaggio e non sai come agganciarlo. Senti Franco, ti riferisco a un'altra citazione che ho trovato, sempre ovviamente girando un po' sui social. C'è qualche tuo collega che sostiene che ogni madre ha nei primi 3 anni di vita esattamente il bambino che merita. Secondo te che cosa significa questo? Ma che i bambini in qualche maniera vengano formattati dall'ambiente in cui crescono, sicuramente sì. Poi dopo, sai, ti ripeto, le situazioni, i contesti familiari sono i più diversi e i bambini assorbono tantissimo, molto di più di quello che si pensa. Per cui non c'è dubbio che anche e soprattutto nei primi anni di vita, in qualche maniera, i comportamenti dei genitori e della mamma in particolare, il rapporto da diade mamma e bambino è clamorosamente importante, non c'è dubbio che quel rapporto lì in qualche maniera li modella e li plasma, non c'è dubbio. Ma noi tutti siamo il risultato di un qualcosa che siamo e un qualcosa che assorbiamo da quello che ci circonda. Ci sta. Senti, un'altra curiosità, che poi in realtà non è una curiosità, credo che sia una costante del tuo lavoro. Voi prendete in cura e quindi cominciate ad osservare, per quantomeno sorvegliare e analizzare anche le fasi di crescita del bambino, se non poi le fasi acute quando si ammalano. Però come fa un pediatra a capire da cosa è affetto un bambino in un'età in cui non conosce ancora l'uso della parola? Oppure laddove la conosce non è comunque in grado, considerata la maturità del momento, di dire esattamente che cos'è che gli fa male, cioè qual è il sintomo che sta sentendo. Quindi voi come fate a capire, a comprenderlo? Allora, da noi, per noi sicuramente la storia, quello che ti racconta la mamma, il genitore, quelli che ti portano il bambino, è ovviamente estremamente importante. Ed è dalla storia che si parte. Naturalmente la storia che ti raccontano i genitori va tradotta, va filtrata, vanno fatte le domande giuste per cercare di capire anche, diciamo, nel racconto che ti fanno, quali sono le cose importanti da enfatizzare, da valutare, quali che invece non importano. Come ti dicevo prima, è estremamente importante sapere chi hai davanti, perché la stessa cosa dichiarata da due mamme può avere due significati completamente diversi. E se io so chi ho davanti, posso capire che importanza dare a quel segnale di allarme che mi dà quella mamma piuttosto che un'altra. Quindi, allora, prima cosa, sicuramente quello che ti raccontano, naturalmente filtrato, elaborato, tradotto. Poi ci sono dei segni oggettivi, nel senso che la visita pediatrica ti permette di vedere alcune cose che sono oggettivabili al di là, diciamo, del racconto del bambino. Ecco. Per cui sì, ci manca la storia raccontata da lui, almeno fino a una certa età, però abbiamo la storia raccontata dai genitori e abbiamo un'obiettività sulla quale lavorare. Bisogna essere bravi quando il bambino diventa più grande a farselo amico e magari anche a recuperare da lui informazioni che magari alla mamma non ha dato e che magari dà a te se gliele chiedi nella maniera giusta. Bene. Allora, questo è stato, come ben sai, purtroppo un anno molto particolare con questa pandemia del Covid-19. Sicuramente la categoria più colpita dal confinamento è stata quella dei ragazzi, degli adolescenti, rispetto ad altre fasce di età. Quindi allora è venuto meno il contatto, sono venute meno le relazioni, l'attività fisica, lo stare all'aria aperta, eccetera. Ma per voi come pediatri, che appunto siete abituati a visitare, voi siete rimaste tra quelle poche figure che sicuramente fanno la visita al bambino, che sia di controllo, che sia di verifica se c'è una patologia.
Proprio sotto il profilo dell'assistenza in termini di visita, come vi siete mossi? Cosa avete potuto fare durante questo periodo di lockdown? Ma allora abbiamo cercato innanzitutto di, soprattutto per i bambini più piccoli, di mantenere la puntualità su quelle che sono i bilanci di salute, le visite di controllo, soprattutto sotto l'anno. Lo sforzo è stato quello comunque di visitare questi bambini in maniera regolare, diciamo nelle tappe previste. Ti dirò che questa cosa è stata fatta non senza un po' di preoccupazione, perché più di qualche volta ci è capitato di visitare un bambino per un banale bilancio e magari avere la telefonata il giorno dopo del genitore che ti dice che la sera lui, il genitore, si è sentito male, il giorno dopo ha fatto il tampone, era positivo, e tu hai visitato il bambino col genitore attaccato pochi centimetri il giorno prima. Questo per dirti un pochettino il contesto in cui stiamo lavorando. Per cui sicuramente stiamo lavorando in un contesto per certi versi di preoccupazione, però ripeto, stiamo prendendo il più possibile le nostre precauzioni, nel senso che noi mascherine, visiera, camici, disinfettanti, eccetera, è tutto per cercare di ripararci noi, proteggere noi, ma anche di proteggere i bambini, perché nel momento in cui noi in qualche maniera ci infettiamo, anche magari in maniera asintomatica, e visitiamo un bambino un attimo dopo, diventiamo noi il problema per il bambino e non viceversa. Quindi, ripeto, abbiamo lavorato con una certa preoccupazione, mantenendo il più possibile le precauzioni, sapendo che per quanto sei bravo a farlo, l'incidente può capitare. Altre precauzioni che abbiamo preso sono state quelle di quando si trattava di visitare bambini con patologia, di differenziare bene le patologie che non avessero nulla a che fare con eventualmente il coronavirus e le patologie che in qualche maniera, o meglio i sintomi che in qualche maniera potevano essere correlati al coronavirus. E in questa occasione la parola d'ordine è stata quella, laddove possibile, prima della visita, di fare un tampone, anche un tampone rapido, che permettesse poi di fare una visita in sicurezza, ripeto, per noi e per i bambini che frequentano l'ambulatorio, perché al di là del fatto che questi bambini vengono dentro a farsi visitare, frequentano una sala d'attesa, magari in ambulatori in cui ci sono altri medici, se questi bambini per qualche motivo sono positivi, infettati, chiamiamoli come vogliamo, sono un problema per gli altri. Quindi abbiamo dovuto lavorare, ripeto, con preoccupazione ma anche con molta prudenza. Ok. Ecco, dottore, io invece vorrei girarle una domanda che molto spesso ci viene fatta in farmacia dai genitori. Ed è questa: anche avendo una dieta bilanciata ed equilibrata, una dieta mediterranea, una dieta ricca di vitamine, è consigliabile, e se sì, introdurre integratori o multivitaminici nella crescita del bambino, dai primi mesi di vita fino, insomma, all'età adolescenziale? Lei lo consiglia o lo sconsiglia? Allora, tu parli con uno che non è un amante, un fanatico degli integratori delle vitamine, però la verità è che ci sono alcune vitamine, alcune fasi della vita in cui il supporto vitaminico è non solo importante ma anche essenziale. Mi riferisco per esempio al supporto di vitamina D e K nei primi 3 mesi, vitamina D anche per tutto l'anno di vita, nel primo anno di vita. Io ritengo che altri polivitaminici, ma anche sali minerali piuttosto che altre sostanze da integrazione, secondo me possono avere un senso se contestualizzate in una certa situazione. Non so, un atleta, una persona che ha un certo tipo di patologia, che ha un certo tipo di situazioni carenziali, eccetera. Sicuramente c'è spazio per questi prodotti, però deve essere, secondo me, uno spazio
contestualizzato, uno spazio misurato. Quindi non ti dico che come per la vitamina D e K nel primo anno c'è una evidenza scientifica forte che ci spinge a farlo, per gli altri prodotti questa evidenza scientifica è più fragile, è più fragile. Quindi io in genere ritengo che comunque vadano prese in considerazione queste situazioni, però vanno usate quando servono. Dottor Raimo, siccome non abbiamo molto tempo, volevo farti un paio di domande a risposta molto rapida. Torniamo a parlare di lockdown, torniamo a parlare di confinamento. Si è avuto un aumento degli incidenti domestici? Allora, i numeri non li ho, ma sicuramente sì, nel senso che nel bambino una delle cause, al di fuori anche della pandemia e del lockdown, nel bambino una delle cause più importanti di morte è appunto l'incidente domestico. Chiaramente più tempo sta in casa, più magari rischi situazioni di questo tipo. Sì. Ed è per questo che noi da sempre, da quando nasce il bambino, fin dai primi bilanci, parliamo con i genitori tanto di incidenti e soprattutto di incidenti domestici. In casa ci sono tanti pericoli. Si è avuto un aumento invece dei casi di violenza intradomestica, secondo ovviamente quella che è la tua esperienza? Allora, per quello che è la mia esperienza, anche sì, però mi capisci che i numeri di un singolo pediatra non fanno la statistica. Però come sensazione e come anche magari racconto da parte di colleghi, io penso proprio di sì, sicuramente sì, anche perché questa violenza sicuramente magari può essere stata in qualche maniera supportata o da... Certo, dal particolare stato sicuramente di... un terreno più fertile con questo confinamento. Bene, ora passiamo alla rubrica del dottor La Barba, che è la Wix Fake. La Wix Fake di cui parliamo oggi è una notizia che in Italia non ha avuto una grandissima risonanza, ma nel resto d'Europa sì, soprattutto in Francia ha creato gravi problematiche. E parliamo dell'acqua del rubinetto, l'acqua potabile del rubinetto. È uscita una fake news in cui si affermava che nell'acqua del rubinetto erano contenute tracce di Covid-19 tali da permettere addirittura il contagio da parte del virus. Questa è una notizia assolutamente falsa. Le acque vengono tutte sterilizzate con clori e vengono controllate prima di essere immesse negli acquedotti, quindi possiamo stare tranquilli e bere l'acqua del rubinetto in tutta serenità. Beh, noi siamo felicissimi di questa notizia, siamo felicissimi di scoprire che si tratta di una fake. Come sempre illuminante e acuto il nostro dottor La Barba. Siamo giunti al termine di questa nostra trasmissione. Io saluto e ringrazio il dottor Franco Raimo, in collegamento, lo ricordo, da Verona per noi. Arrivederci, Franco. Arrivederci, grazie a voi. Arrivederci, dottore, grazie. Grazie per essere stato qui con noi, saluto il dottor Alessandro La Barba, ci vediamo la prossima settimana. E saluto gli operatori della regia, della Camera, saluto la WISP Abruzzo Molise, TV6, soprattutto saluto voi pubblico che ci seguite da casa e vi do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Dottor Star Bene, perché la salute prima di tutto.